Le tecniche particolari verranno sperimentate ovunque perché sarà necessario, perché è doveroso e perché fortunatamente ce ne sono le opportunità, perché negli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti nel campo della diagnostica e nel terremoto dell'Aquila si stanno facendo sperimentazioni concrete a tutto campo. Quindi non solo l'abside, ma anche, come dicevo, le pareti lunghe che sono elementi di fragilità, la copertura, il rapporto tra... il ristabilire le giuste connessioni tra tutti gli elementi geometrici che sono quelle che sono venute meno al momento della risposta alla scossa sismica, così come appunto la ricostruzione dei grandi pilastri crollati e la ricostruzione o il consolidamento, il recupero dei pilastri delle navate che saranno oggetto oggi. Verrà spiegato di una cosa abbastanza interessante di scarico per essere sostituiti, riverificati tutti i conci di pietra. Diciamo che gli interventi, i restauri pregressi sono, come sempre è nella storia del restauro, elemento da cui partire nel bene o nel male, o per riesaminarli criticamente o per riproporne alcune scelte alla luce dei 50 anni, 60 anni che sono passati.